siamo giunti al decennale di questa attività che la Salerno Jazz Orchestra, insieme alla collaborazione dell'Associazione Salerno Jazz Orchestra e al grandissimo apporto del Comune di Salerno, dell'amministrazione del Comune di Salerno, raggiungiamo questo traguardo del decennale, 10 anni di attività. Siamo partiti nel 97 con una presentazione dell'orchestra con più di 40 musicisti salernitani, e man mano insomma siamo arrivati a oggi, che è un sogno veramente importantissimo sia dal punto di vista professionale sia per la soddisfazione anche per Salerno ospitare una grandissima cantante come Didi Bigiuoli. Sono veramente contento di questo traguardo raggiunto, perché naturalmente rappresenta un punto di ripartenza dopo 10 anni, e quindi crediamo fermamente nella possibilità di continuare avendo grandi ospiti. Ormai i primi anni, dove c'era un timore riverenziale nei confronti dei grandi artisti, oggi non è più così, ma questo non esclude il grande entusiasmo che i musicisti pongono all'interno di ogni piattaforma. Il Jazzwater a Salerno è sicuramente un orgoglio, un'opportunità, e davvero delinea un evento di profilo internazionale. Per questo dobbiamo ringraziare la Salerno Jazz Orchestra, il maestro Stefano Giuliano e gli altri 18 musicisti che accompagneranno la grande artista. Un evento reso possibile anche dall'accompagnamento di sponsor nazionali. Questo, se fosse necessario ancora a sottolineare la qualità dell'evento. Tutto questo ha reso possibile anche un contenimento dei costi per il pubblico, che per 20 o 10 euro potrà accedere a uno spettacolo straordinario. Ascoltare un artista del genere, che valenza ha? Credo che sentiamo il Gotha, ascolteremo il Gotha del jazz mondiale, Didi ormai non ha nulla più da dover dimostrare, e proprio per questa sua serenità probabilmente ha la capacità di trasmettere in un modo unico, e quindi sa coinvolgere il pubblico in un modo unico, quindi per cui io ci ho già suonato con un'orchestra, e quindi so che ha una potenza vocale unica e il grande coinvolgimento che dedica anche ai musicisti stessi, che diventano anche loro fonte di energia per la musica. Penso che tu voglia presentare qualcuno in particolare. Paolo Pelenna, che è bassista conosciuto a livello nazionale, di Tudor Episcopo tra l'altro, e quindi Paolo con tanti altri musicisti collaborano in questa associazione Salerno Jazz Orchestra per dare una mano dal punto di vista organizzativo, e quindi naturalmente è un'orchestra che lavora anche dal punto di vista organizzativo. Si lavora tanto, ma ci si diverte anche tanto, immagino. Soprattutto questa è la base del nostro divertirsi, è vivere la musica e soprattutto coinvolgere anche le nuove generazioni, perché abbiamo un seguito di nuovi musicisti che stanno maturando. Il conservatorio ha aperto delle classi di jazz, ci sono dei corsi, è tutto in fermento, e a noi questa cosa ci lusinga chiaramente, avvicinare anche i più giovani a questo tipo di musica, che è normalmente considerato un tipo di musica di nicchia. Vi ringrazio.